i protagonisti di Bologna-Milan dagli spogliatoi verso il campo. Bologna settimana libera, settimana da squadra più in forma del campionato, Milan settimana con gli spasmi dell'anima a dura prova nell'andata dei quarti di finale di Champions League vinta 1-0 con il Napoli. Possesso palla del nazionale austriaco Posch, deve andare a chiudere Ballotti-Re, la palla rimbalza ancora verso Posch che supera Rebic, il cross e il gol subito del Bologna. Rete immediata di Sansone dopo 30 secondi. Così diventa difficile, ragazzi, così diventa veramente difficile. Qui rivediamo. Qui trascinato giù per terra, Ballotti-Re, lasciano giocare. Io ragazzi non dico nulla. Palla lunga di Kalulu che cerca Rebic, finisce a terra Rebic. Andiamo. Ragazzi, ha schiacciato il piede in area. Va il Milan con Florenzi, cross, Rebic! Bellissimo colpo di testa di Ante, para Skorupski. La parata di Skorupski sulla punizione calibrata di Florenzi. Ballò, ingaggia il duello, salta Ebischer, ballò, mette in mezzo, perché non c'è mai nessuno dove arriva la palla, perché Salemakers dentro, l'arbitro in mezzo, Rebic, seguiamo l'azione, ragazzi, vi prego, tiro, gol, ha segnato il Milan, meritato, bello, Tommy Povega, da Trieste a Bologna, ma com'è bello il gol di Povega da Trieste in giù, la, da Trieste in giù, e Tommy e Povega. Eccolo Pierre, prova il Milan ad andare in velocità, servito subito Cala dentro per Messias può ingaggiare il duello, Messias se ne va su Dominguez, Messias sale di rigore, Messias, tiro, palla che esce pazzesca di niente su Rebic, va al balzo di testa Malik. Povega, bellissimo recupero di Tommy, il miglior Povega della stagione, avanza Tommy dentro per Rafa, Rafa si ferma, Povega, la parata incredibile, Povega vicino alla doppiettona, Povegone. Ferguson, Ballo vuole la palla, bravissimo ballo chirurgico, Leao se ne va, ecco Messias, ancora Rafa può puntare, dentro, Brahim, tiro alto, chiede la deviazione Brahim, alto, è finita, che peccato, partita dominata dal Milan, strameritata dal Milan. Grazie ragazzi per la prestazione, ciao a tutti.